mezz'ora fa, improvvisamente, ho sentito un rumore provenire da casa mia. Che cos'è stato? Non capivo cosa fosse. E attenti, qua arriva la parte inquietante. Entro, controllo un po' di cosette nelle ceste, mi prendo un po' di materiali. Ma io avevo sentito un rumore e mi si toglie il pavimento da sotto. Però qua, mentre cado, inizio a levitare. E questa è la mia reazione. Ma che cosa sta succedendo? Ma dove sono? Che cos'è sto posto? Perché sto scendendo? Aspetta, no, 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 no. Fermi tutti, che diavolo c'è lì? No, 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 mi si è scurata la visione, raga, cosa succede? Perché ho blindness? No, no, ti prego, dai, per favore, ho paura. Accidenti, qua c'è pure la lava, si scavo sopra. Oh, per carità, per carità. Che diavolo è sto posto? Perché è tutto buio? Ma questo è il portale della Twilight. Ma che caspita ci fa nel mio mondo di Minecraft? Dovrebbe essere un mondo vanilla. Perché c'è un portale della Twilight che porta palesemente in un'altra dimensione? Che poi la Twilight è super pericolosa. Io non ci posso andare così a caso. Non ero affatto sicuro di entrare. Però dovevo capire assolutamente quale mistero ci fosse in questo mondo. Beh, a sto punto l'unico modo per capire che cosa sta succedendo è entrare nel portale. Oh, accidenti, accidenti, che cosa sta succedendo qua? Prima regola, Dunis, mai entrare assolutamente in una casa distrutta. Mai. Ok, io credo che debba immediatamente rompere questo spawner prima che spawnino degli scheletri molto pericolosi. Via, 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 perfetto, 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 perfetto. L'importante è che se ne siano andati. Allora, qua ci sono delle patate che però sono cotte. Charm of Keeping, Book and Quill, vediamo qua. Vai verso una costruzione che si distingua da tutte le altre. Ricorda sempre di guardarti dietro. Ma chi è che mi scrive questo libro? Non è firmato, no, cosa sto facendo? Fermi tutti, non è firmato questo libro. Io perché dovrei andare verso una costruzione? Ma poi cosa vuol dire che si distingua da tutte le altre? Cioè, non sto capendo bene. Raga, ma che cavolo... Quindi l'unica cosa che mi viene in mente di fare in questo momento è effettivamente prendere un po' di materiali e cercare di essere il più protetto possibile. Ecco, tipo questo materiale, che caspita è? È un real meteor. Che caspita vuol dire questa cosa? A quanto pare c'è un signore strano che ci scrive e il mistero diventa sempre più fitto ogni momento che passa. Chi cavolo l'ha scritto questo libro? Che cos'è? Cioè, non ha senso, capite? Quindi decido di proseguire. Chissà cosa ci saranno di sopra quegli alberi. Cos'è questa cosa? Conopi, aspetta, conopi treat sapling. Ah vabbè, tipo un alberello per piantarlo e per farlo crescere, ma a me non interessa. Ora, quello che mi interessa a me è cercare di capire dove caspita è questa costruzione. Raga, ci stiamo capendo qualcosa di questo mondo che evidentemente c'ha qualcosa che non va, perché normalmente non ci dovrebbe essere la Twilight Forest. Ecco, questo però si potrebbe distinguere, questo albero qua, effettivamente, se ci pensiamo. Anche questo pilastro di coso potrebbe distinguersi effettivamente. Questo è un corvo. Qua sotto che cos'è che c'è? Niente, un pilastro proprio alto che si eleva. Ok, cerchiamo di seguire effettivamente una pista per capire bene, cioè, dov'è che io devo andare effettivamente. Cioè, qual è la costruzione che si distingue da tutte le altre. Oh, Dunis, 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 non dovresti salire lì. Se sali potresti scoprire una verità molto dura e cruda. Ok, sembra effettivamente ci sia qualcosa. E di qua si sale. Ok, sono arrivato. Oh, qua c'è una cesta, Vediamo cosa contiene. Allora, sembra ci sia effettivamente il libro. E in realtà c'è una spada super forte, vediamo. 22 di attack damage, raga. Cioè, questa qua, quella di ferro normale, ha tipo 6 di attack damage. Invece questa qua ne ha 22. È potentissima. E ci sono anche delle mele d'oro. Ma come mai ci sono tutte queste cose? Vattene se ci tiene la tua vita. Cosa vuol dire? Lui, quello sbagliato, ha troppo potere in questa dimensione. Se scopre che sei qua, il mondo viene cancellato e perderai. Allora, prima di tutto a me non interessa se questo mondo viene cancellato, perché fa abbastanza, cioè nel senso non è che ci siano chissà quante cose. Però sono adesso curioso di capire che cavolo è, chi cavolo è questo lui, perché evidentemente questa è una nuova avventura.